la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera e bentrovati per il quinto appuntamento del nostro talk. Lavorare tutti, lavorare meglio è il titolo di questa puntata. In particolare il tema del lavoro verrà toccato certo, ma sul fondo resta un cappello ancora più grande, l'inclusione. D'altronde oggi qui al meeting di Rimini ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha detto dare i mezzi a tutti per raggiungere gli obiettivi. Passo a presentarvi le tappe del percorso di oggi. Prima saluto il mio compagno di viaggio, Enrico Castelli, buonasera. Ciao Irene, buonasera a tutti e buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo in presenza, come voi sapete, anche via streaming. Con i nostri servizi oggi vi porteremo tra i più deboli delle grandi città di Milano e di Bologna e poi ancora entreremo nel carcere minorile di Nisida, dove si può imparare un lavoro e provare a ricostruire una vita, e poi ancora ci occuperemo di pari opportunità sul lavoro con la responsabile mondiale dell'inclusione del gruppo L'Oréal. Con chi parleremo di tutto ciò? Con gli ospiti che passo subito a presentarvi. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui. Giovanni Fosti, Presidente della Fondazione Cariplo. Buonasera Fosti. Buonasera, grazie per l'invito. Bruno Piraccini, Presidente di Orogel. Buonasera Presidente. È in collegamento, vedo in collegamento Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero, associazione che raggruppa 130 fondazioni anche a livello internazionale. Oggi introduciamo però questa puntata parlando di un rapporto che la Fondazione per la Sussidiarietà, che tra l'altro è organizzatrice e curatrice di questo nostro talk, ha realizzato e appena pubblicato. Sul paese, su che tipo di paese anche sociale è l'Italia. A proposito, stamattina mi ha quasi commosso il Presidente Draghi, quando il Presidente Draghi diceva, uso le sue parole, siamo qui al meeting in un luogo dove guardare avanti e ragionare sul paese che siamo e che vogliamo diventare. Allora, che paese siamo e che paese vogliamo diventare? Un pezzo di questo paese ce lo racconta proprio il rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà che abbiamo sintetizzato in questo servizio. Ci occupiamo di progetti per famiglie con ragazzi disabili e ogni anno finanziamo una quindicina di progetti sul territorio lombardo. Grazie al 5 per 1000 negli ultimi anni abbiamo finanziato circa un terzo dei nostri progetti. Per noi di Portofranco Milano il contributo del 5 per 1000 è essenziale, è fondamentale, perché permette ai ragazzi di studiare, di trovare un gusto nello studio e quindi di trovare una strada per la loro vita. Quindi senza questo una buona parte della nostra attività e quindi di recupero di cibo e di aiuto ai poveri non sarebbe possibile. Il 5 per 1000 è un po' il barometro della fiducia della gente verso il terzo settore, che oggi significa 375.000 realtà, il 5% del PIL, 900.000 addetti e 4 milioni di volontari. In 10 anni le erogazioni per sostenerle sono cresciute del 61%, superando il 500 milioni di euro. Agli italiani il no profit piace e quindi mettono mano al portafoglio. E fanno bene, verrebbe da dire, guardando i dati dell'ultimo rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, dedicato allo sviluppo sociale e realizzato in collaborazione con l'Istat, dove l'impegno per la collettività cresce, il rischio povertà diminuisce e, al contrario, favorisce l'inserimento nel lavoro. Su un parametro da 0 a 1 si
arriva a 0,7. Perché mette in azione la persona, nelle relazioni dei corpi sociali la persona sviluppa creatività, intelligenza, flessibilità, questo gli rende anche quando cerca il lavoro. Non solo lavoro, la sussidiarietà incide su tanti altri aspetti della vita. Anche diminuzione del rischio di povertà, perché aumenta la solidarietà, aumenta l'istruzione, la cultura, diminuiscono le possibilità di morti evitabili per comportamenti devianti e migliora in generale il benessere della persona. Ma provi a vivere insieme a tanta gente, a relazionarsi normalmente, non in termini eccezionali, a dialogare, tutto diventa più semplice, perché l'uomo è fatto per le relazioni e le relazioni aiutano a guardare la realtà. In altre parole, le relazioni, il fare rete, migliorano la qualità della vita, con un'indicazione anche per la politica. Le regioni in testa alla graduatoria dell'indice di sussidiarietà, dal Trentino a tutto il Nord-Est, dimostrano che sostenere le realtà sociali con fondi pubblici rende di più che distribuire fondi a pioggia. Dal punto di vista naturale, al Nord è meglio, è più sviluppata la realtà non profit, ma al Sud, quando le regioni e gli enti pubblici aiutano le realtà non profit, cambia tutto. Anche nei quartieri più difficili, come Scampia, come il quartiere Sanità a Napoli o come nello Zen di Palermo. La sussidiarietà si espande dove si esprime un bisogno, lo si è visto benissimo in questi anni dove tra pandemia e guerra in Ucraina i 4 milioni di volontari sono stati chiamati ad un super lavoro di ascolto e di accoglienza, attività che fanno bene alla vita e al paese. Ribadisco quello che abbiamo sentito nel servizio e arrivo da lei, Ministro Bonetti. Abbiamo sentito che avere relazioni, impegnarsi nel no profit, seguire programmi di formazione sono tutte azioni che fanno bene poi nel mercato del lavoro, favoriscono l'occupazione. Ci ha sorpreso questo dato. Come la politica può tenerne conto? Con quali azioni concrete? Innanzitutto riconoscendo il valore strategico e innovativo del principio della sussidiarietà, che è stato introdotto nella nostra Costituzione non certo come un elemento palliativo, sostitutivo, riparatore, ma come un elemento di incentivazione, di sviluppo, di espressione, di creatività e di umanità. In che modo? Lavorando, come richiamava anche il professor Vittadini nel video che abbiamo visto, su quell'elemento strategico, l'essere comunità nella quale ciascuna persona può mettere in azione il proprio io, incontrare nella diversità dell'altro, nella costruzione dei legami sociali, un pieno compimento dei propri sogni, delle proprie ambizioni, della propria personalità, a concorrere, come dice la Costituzione, al progresso materiale e spirituale della società, è elemento strategico e coincide non solo con in qualche modo il riconoscimento di una dignità personale, ma attiva quei processi comunitari e sociali che sono quelli di leva di investimento per il raggiungimento del benessere. In che modo la politica può concretizzare questo riconoscimento? Lavorando esattamente sulle infrastrutture delle relazioni personali e delle relazioni comunitarie. Le faccio un esempio molto concreto su cui io ho prioritariamente lavorato. Mondo dell'educazione. Il mondo dell'educazione per esempio 06. Nel nostro paese noi oggi ci troviamo in una situazione che non garantisce un diritto all'educazione per tutte le bambine e i bambini. Noi abbiamo delle regioni, soprattutto nel sud Italia, in cui abbiamo 10 bambini su 100 che possono andare per esempio all'asilo nido. Quanto è fondamentale, lo vedremo poi anche nel tema occupazione, per esempio la formazione nei primi anni di vita. Oggi nel nostro, la media nazionale è il 27%, di questo 27% circa la metà è affidato, diciamo, a scuole statali. L'altra metà viene da un mondo che è quello del terzo settore, del privato sociale, che ha una competenza, una tradizione, una capacità educativa capillare di promuovere percorsi valorizzanti. Allora, in che modo noi possiamo fare questo? Costruire delle alleanze strategiche che permettono di liberare gli interventi di questo settore nel mondo della, diciamo, della sussidiarietà, integrato a quelli che sono invece gli altri contesti educativi, e costruire un sistema paese nel quale la scuola, il mondo del terzo settore, gli enti locali e le amministrazioni locali possono costruire alleanze strategiche per offrire percorsi educativi sia di carattere formale che di carattere informale.
I centri estivi, le esperienze dell'associazionismo, del volontariato sono strategici. Ecco, oggi il nostro paese nel Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, lo abbiamo detto chiaramente, ha una sfida educativa importante, la può vincere solo se mette in campo e libera tutte queste potenzialità integrate. Quindi in soldoni andare in qualche modo a permettere un maggior contatto col terzo settore, se ho ben capito. A permettere un riconoscimento strategico non solo nella coprogettazione, che è la riforma del terzo settore, ma nella attuazione corresponsabile di un'azione che a livello di prossimità comunitaria si può attivare. Ed è un percorso, quello di relazione tra il terzo settore, la pubblica amministrazione, che è anche evoluto negli anni. Qui arrivo allora a domandare a Carola Carazzone, che è stata curatrice anche nel rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, proprio di questo rapporto, ha approfondito il rapporto tra terzo settore e pubblica amministrazione. Le chiedo come è concretamente cambiato negli anni. Ma il codice del terzo settore, e quindi la riforma del terzo settore, fa proprio un salto di paradigma, con l'articolo 55 in particolare, che proprio dà concreta attuazione al principio di sussidiarietà, al principio costituzionale di sussidiarietà, e apre una frontiera di modernizzazione del nostro paese. L'articolo 55 proprio afferma che nei rapporti tra Stato e terzo settore il tradizionale sistema precedente, gerarchico, competitivo, imperniato su un rapporto tra controparti, un rapporto di tipo asimmetrico, va sostituito con una modalità che è quella della coprogrammazione, che è una modalità cooperativa, radicandolo in prassi amministrative caratterizzate da nuovi meccanismi di accreditamento, di dialogo, di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini, attraverso appunto le organizzazioni del terzo settore. Quindi penso che lo snodo sia proprio un passaggio verso un'alleanza paritetica, ovviamente non è scontata né da una parte né dall'altra. Ci sono reciproche differenze, diffidenze che bisogna superare, secondo lei? Sì, reciproche diffidenze e anche un gap di competenze di competenze nuove, perché ovviamente un sistema di appalti e di mera esecuzione non è che è quello del passato, non è quello invece della coprogrammazione, che richiede competenze nuove. Grazie. Quando si parla di terzo settore pensiamo che siano quattro numeri. Vediamo insieme i numeri che abbiamo visto poco fa nel rapporto, così li ripetiamo, vale la pena ripetere. Cioè, il terzo settore oggi in Italia è una realtà che comprende 375.000 realtà, 5% del PIL, 4 milioni di volontari, eccoli qua, quasi 1 milione di addetti ai lavori, insomma una realtà veramente importante. Presidente Fosti, la Fondazione Cariplo durante la pandemia è intervenuta in maniera strepitosa e significativa, ha aiutato 1.300 associazioni. L'emergenza Covid vi ha, come dire, costretto un po' a cambiare il vostro modo di intervenire? Beh, nel 2020, adesso ci ricordo, insomma, marzo 2020 si chiude tutto, nel giugno 2020 la Fondazione Cariplo ha completamente rivisto la propria programmazione, che aveva approvato entro il novembre dell'anno prima. La rivista perché ci siamo resi conto che in quel momento dovevamo fare qualcosa di diverso da quello che eravamo abituati a fare, semplicemente perché abbiamo avuto l'impressione che in quella fase non ci fosse verso il terzo settore l'attenzione che era necessaria e non ci fosse la comprensione di quanto a rischio fossero le organizzazioni del terzo settore. A rischio vuol dire a rischio semplicemente di chiusura, e quando parlo di chiusura non necessariamente delle grandi organizzazioni del terzo settore, ma di un sistema, di un tessuto molto diffuso, molto capillare di organizzazioni che, attenzione, non sono solo dei produttori di servizi, ma soprattutto sono dei tessitori di legami e quindi dei generatori di comunità, perché i servizi si possono, come dire, fallisce un produttore di servizi con la difficoltà che c'è, un altro produttore di servizi lo sostituisce, ma un soggetto che crea un legame di comunità è un soggetto che crea un patrimonio di vicinanza, di attenzione, di competenza, di fiducia, che è un patrimonio con cui cresce la comunità.
Allora abbiamo fatto un bando per favorire la sopravvivenza di soggetti di terzo settore che operassero nel campo dei servizi alla persona, che operassero nel campo della cultura, che operassero nel campo dell'ambiente, ma che fossero soggetti che erano rilevanti dal punto di vista della loro capacità di generare tenute e legame di comunità. Ed è stato un bando da 15 milioni di euro, che è un bando molto al di là di qualunque iniziativa avessimo mai fatto come Fondazione Cariplo, un bando fuori dall'ordinario perché finanziava quei soggetti e non le loro proposte, le loro iniziative, ma che usava come criterio fondamentale la capacità di questi soggetti di essere dei generatori di comunità. E vorrei essere molto chiaro su questo, non è un bando, uso il termine in modo molto preciso, non è un bando corporativo per il terzo settore. È un bando che riconosce nel terzo settore, che poi è il destinatario assieme all'istituzione e alle risorse della Fondazione Cariplo, un soggetto cruciale per la tenuta della comunità. Quindi è un bando che dà risorse al terzo settore, ma che lo fa perché lo considera un soggetto che fa tenuta per la comunità. C'è uno spunto culturale eccezionale quello che mi sta dando adesso, nel senso che questo mi sembra una sfida proprio culturale per chi affronta questi argomenti. No? Per riconoscerne il valore. Però fino adesso abbiamo parlato, allora permetto il Presidente, adesso vi facciamo vedere due realtà di queste 375.000. Siamo andati nelle grandi città, Milano e Bologna, dove abbiamo guardato, osservato cosa significa lavorare in termini di inclusione. Vediamo il servizio. Il giorno in cui mi hanno erogato il finanziamento, anzi i giorni prima, perché ovviamente arriva una PEC che ti avvisa di questo fantastico evento, io pianto. Ah, qua è come una famiglia, si sta bene. È una famiglia. C'è tutto. Devo solo ringraziare per questo. Un'assistenza che non è solo carità. Un bene che si moltiplica. Si potrebbe dire, nel gergo forse un po' ingessato di oggi, una filantropia sostenibile. Ma c'è molto di più nell'Italia che fa del bene. È il caso della Fondazione Welfare Ambrosiana di Milano, nata nel 2009 e che da allora si occupa di creare opportunità per le persone in difficoltà, quelle di un ceto medio che si è impoverito dopo le ultime crisi economiche. Noi abbiamo iniziato innanzitutto subito con microcredito, che è una forma di sostegno al reddito per beni primari con importi entro i 10.000 euro, con tassi ovviamente assolutamente sostenibili, in modo che la famiglia, a fronte di quel calo di reddito, aiutata da noi, spera e si mette in un percorso dove recupererà il reddito. Quindi questo è stato l'intervento. Poi abbiamo anticipato le casse integrazioni quando il pagamento da parte dell'INPS raggiungeva anche 10-12 mesi di ritardo. Abbiamo fatto i prestiti d'onore, abbiamo fatto anche molto accompagnamento all'autoimprenditorialità per i giovani, cioè per aiutarli a creare una condizione lavorativa. Il logo era ti aiutiamo ad aiutarti, cioè mettiti in gioco con noi, noi ti diamo credito, però tu devi giocare la tua responsabilità e ti possiamo portare in un percorso che ti toglie da quella situazione di difficoltà temporanea. In modo diverso, ma sulla stessa scia, è la cooperativa sociale La Fraternità, che si trova a Ozzano, in Emilia, nata 30 anni fa in seno alla comunità Giovanni XXIII e presente in Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria, con 12 centri attivi e più di 5.000 persone sostenute. Da un principio di accoglienza, perché la Papa Giovanni, la comunità da cui nasce, di cui è figlia, e Don Oreste Benzi che l'ha fondato proprio con questo obiettivo di accogliere. Dopo nel tempo ci si è accorti che tante persone non hanno necessità di una famiglia, di essere accolti nella propria casa, ma hanno necessità di essere sostenuti per stare nella propria casa e sostenere la propria famiglia lì dove sono. E così è nata la cooperativa, che diciamo che è la parte operativa è più grande qui a Bologna, ma di fatto la Fraternità ormai è in tutta Italia, ecco. Ecco, però diciamo che fa tanti servizi. Accoglienza, dunque, e non solo assistenza. Una compagnia concreta per chi desidera riprendersi la propria vita e lavorare per riscattare quella dignità che sembrava tolta. La pensa così anche Monsignor Giovanni Silvagni, vicario episcopale di Bologna, tra le diocesi più impegnate per combattere, come la chiama lui, una delle più grandi povertà, che è appunto la mancanza di lavoro. È più importante il lavoro del guadagno che il lavoro produce, perché il guadagno è in funzione evidentemente anche del mantenimento delle proprie esigenze, ma a parità di condizioni, se si potesse ottenere lo stesso guadagno senza lavorare, sarebbe preferibile lavorare che rinunciare a un lavoro. Ecco, oggi certe
politiche che pure sono necessarie, di assistenzialismo, di per andare incontro alle persone che non hanno lavoro, non debbono archiviare il tema della ricerca del lavoro e della possibilità di accendervi, perché appunto nel lavoro l'uomo si realizza se stesso, dà un contributo ineguagliabile alla vita sociale e anche lui partecipa di una responsabilità generale che è indispensabile. Ritrovare se stessi mettendosi all'opera in modi diversi è quanto cercano di fare la Fondazione Welfare Ambrosiana e la Fraternità, nata dall'intuizione di Don Oreste Benzi, una possibilità donata con coscienza e responsabilità. E come direbbe Pavese, è bello vivere, perché vivere è ricominciare, sempre. Ed è forse questo l'aiuto più grande che si nasconde tra chi raccoglie i vestiti usati o i pomodori nei campi. L'aiuto per chi ha deciso di creare una startup di videomaking o un'attività commerciale e che splende oggi nei volti di queste persone che hanno ricominciato e ricominciano a vivere ogni giorno. Ho deciso di diventare imprenditrice perché ho sentito il bisogno di gestire la mia vita in questa direzione, quindi decidere io che genere di servizi offrire, come servire il cliente nel miglior modo possibile. Prima, non avendo lavorato e avendo fatto una vita comunque di strada, ti trovi a fare tutt'altro. Quando arrivi qui c'è comunque dei valori, delle cose che non hai fatto e scopri anche tante altre parti di te che non sapevi prima. E fra queste anche il lavoro è aiutato, perché comunque in programma ti vedi tante difficoltà tue e comunque riscopri anche le cose che non hai fatto. È stato provvidenziale, è stato quello che ci voleva nel momento in cui cercavo opportunità come questa. Sono da quasi un anno che abbiamo messo delle campane intelligenti nei centri commerciali, di cui queste campane intelligenti, oltre a farci notare il peso, se è piena o è vuota, in più alla clientela dà degli scontrini che sono da spendere local, il negozio nostro dei vestiti usati, end, librerie in giro per Bologna. Il bene ritorna, se fai del bene ti ritorna sempre il bene. Questo l'ho imparato in comunità. Che bello vedere le facce di chi si sente aiutato. Presidente Piraccini, vengo da lei. Presidente di Orogel, una società cooperativa nata oltre 50 anni fa dall'iniziativa di 10 agricoltori romagnoli. Oggi avete 1.600 soci, 2.200 dipendenti. Con lei voglio parlare del modo di aiutare chi lavora da voi. Quindi parlo di welfare aziendale. In particolare, dare prestiti ai dipendenti senza interessi per 12 mesi, housing sociale per chi ha bisogno, fondi di garanzia per i dipendenti e così via. Insomma, sicuramente molto ricco per il panorama italiano, è sicuramente un progetto ricco. Vorrei chiederle qual è il ritorno dall'investimento economico in qualche modo che si fa, un'affezione all'azienda, che cosa ci si guadagna, perché conviene farlo? Dunque, intanto grazie per l'invito e la domanda è pertinente, in quanto la nostra azienda, il nostro gruppo è fortemente impegnato nella politica di welfare attraverso tante iniziative che lei in parte ha citato, ma che riguardano tanti settori dei bisogni dei dipendenti. Soddisfare le esigenze e le difficoltà, andare incontro alle difficoltà di chi opera a tuo fianco è una forma di impegno verso, per assicurare serenità, per assicurare un più contatto col mondo dei colleghi del lavoro e nello stesso tempo dare con questa serenità anche la possibilità di lavorare meglio. Quindi lavorare meglio vuol dire poi favorire la coesione, favorire anche l'inclusione. Non dimentichiamo che noi abbiamo un 20% di lavoratori che sono di provenienza di immigrati, quindi c'è un grosso lavoro, un grande bisogno di queste iniziative, perché creano con la coesione e l'inclusione, che è una parte fondamentale perché un'azienda possa poi svolgere bene la propria attività.
Quindi la convenienza non sta in un risultato, in un ricavo immediato, non è fatto per un ricavo immediato, c'è un problema di natura etica e umana, ma sappiamo bene che questi investimenti ritornano e ritornano copiosamente. Grazie, chiarissimo questo. Ministro Brunetti, torno da lei perché abbiamo sentito il vicario di Bologna dire a proposito dei sostegni economici: l'aiuto non deve sostituire ma sostenere lo sforzo della persona, quindi non può ad esempio archiviare in qualche modo la ricerca di un lavoro. Come la mettiamo con il reddito di cittadinanza ad esempio, con strumenti così? Ma il punto è esattamente quello che è stato toccato. Io vorrei anche su questo, se mi permette, togliere, sgombrare il dibattito sul reddito di cittadinanza da quella polarizzazione sulla quale spesso si tende a cadere e guardarlo davvero con lo sguardo di realtà. Nel nostro paese abbiamo situazioni di fragilità personale, comunitarie profonde, anche diversificate, perché è chiaro che le fragilità personali possono essere temporanee, possono essere legate a situazioni di grave povertà. Allora, in che modo accompagnare le persone a rientrare in pieno nel contesto di poter esprimere quelle opportunità, quelle che diceva stamattina il presidente Draghi, per loro e per l'intera collettività? Attenzione, perché il contributo di ciascuno di noi, che in qualche modo viene disattivato, lasciato in panchina, è una perdita di un talento potenziale di cui tutti le cittadine, i cittadini, noi sappiamo devono essere portatori, perché questo è un principio di dignità costituzionale che viene garantito. Il reddito di cittadinanza non funziona perché è frutto di un grande fraintendimento. Uno, non si esce dalla condizione di povertà in solitudine. Non c'è nessuna solitudine che salva se stessa. Non c'è nessuna donna, nessun uomo che può riscattare la propria vita da sole e non all'interno di un percorso di corresponsabilità comunitaria. Questo è il punto chiave. E parliamoci chiaramente, i servizi sociali dei comuni, fino ad un intervento che abbiamo fatto col governo Draghi, non sapevano nemmeno chi erano i percettori del reddito di cittadinanza nei loro comuni. È evidente che quei servizi e quelle reti di sussidiarietà non poteva aiutare le persone. Due, un incentivo economico che non sia investito per attivare competenze e inserimento lavorativo è una spesa pubblica buttata via e che non libera la persona, la lascia in una condizione di dipendenza. È molto diverso quello... Faccio un esempio che è totalmente distante, un'altra cosa. L'assegno unico universale, 20 miliardi di euro che noi abbiamo investito sull'assegno unico universale, è vero che vanno alle famiglie, ma non vanno alle famiglie per tenerle in una condizione di disattività. Vanno alle famiglie perché riconoscono che c'è un contributo che le famiglie danno nel principio della crescita e dell'educazione dei figli. È un meccanismo di welfare che incentiva un processo sociale personale, che incentiva progettazione. E allora il reddito di cittadinanza deve essere totalmente cambiato. Uno, riportandolo nel contesto dei servizi territoriali e anche nella rete del terzo settore. Due, investendo risorse per attivare in alleanza con le imprese, il terzo settore e gli enti locali i percorsi di inserimento lavorativo per le persone. Tre, accompagnare quelle situazioni di fragilità personale, familiare, sociale, profonde, attraverso dei servizi adeguati che rispondono a queste persone e che riconoscono però una dignità che a queste persone deve essere restituita. Fosti, voglio fare un passo indietro, nel senso di entrare nel merito di quello che voi fate. Voi siete un attore fondamentale quando si parla di terzo settore. E allora la domanda che volevo farle è: quando voi decidete di dare un finanziamento a una realtà, da dove partite? Cioè da una vostra analisi oppure da un bisogno che incontrate? Allora, Fondazione Cariplo, parto dai numeri così. Fondazione Cariplo sostanzialmente eroga circa 150 milioni di euro ogni anno sul territorio della Lombardia, della provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Una parte molto limitata di queste risorse sono risorse che vengono erogate dopo che c'è stata una istruttoria molto robusta di proposte che si sono autocandidate, ma la maggior parte delle risorse che vengono trasferite ai soggetti a cui vengono date risorse da parte di Fondazione Cariplo avvengono sulla base di bandi,
Cioè, sulla base di proposte che la Fondazione Cariplo rivolge ai soggetti non profit, ai soggetti istituzionali del territorio, per intervenire su temi che riteniamo possano rispondere ai bisogni. Ovviamente ci sono tante modalità diverse per rispondere a quel tipo di bisogno, quindi Fondazione Cariplo formula delle proposte, riconosce un bisogno, formula un'analisi, la trasforma in un bando con la quale propone al territorio e ai soggetti istituzionali e di terzo settore del territorio di formulare una risposta per quel tipo di problemi. Uno degli ultimi bandi che abbiamo proposto è un bando che riguarda il tema dell'aging, cioè il tema dell'invecchiamento, che è uno dei problemi chiave su cui che si sta affrontando nel nostro paese. Uno che abbiamo fatto recentemente è un bando sulla cultura. Vi accendo questo bando sulla cultura perché credo sia interessante come impostazione. È un bando che riconosce oggi come tema chiave quello dell'accesso alla cultura, cioè noi siamo convinti che in una società molto compatta, quando tu offri qualcosa, in una società molto coesa, quel qualcosa che tu metti a disposizione diventa a disposizione di tutti. Quindi noi veniamo da una cultura per cui ogni volta che c'è un'offerta, quell'offerta è per tutti, semplicemente perché è aperta a tutti. Ecco, io credo che dobbiamo entrare nella consapevolezza che non è più così. Il fatto che sia aperta a tutti non vuol dire che è per tutti, vuol dire che chi è in grado di accedere se lo prende, chi non è in grado di accedere, anche solo perché non lo sa, anche perché non è abituato, perché non ha gli strumenti per comprenderlo, non accede. Il risultato è che bisogna cominciare ad andare a cercarsi i destinatari. Allora abbiamo fatto un bando sulla cultura che non è un bando che finanzia l'allestimento di nuove iniziative, ma che finanzia un lavoro che non è un lavoro di produzione ma un lavoro di connessione, che credo che sia una cifra molto più contemporanea. Il lavoro di connessione è quello per cui vai a cercarti dei destinatari, soprattutto dei ragazzi, ai quali vengono offerte poche opportunità culturali, perché venga messa a loro disposizione qualcosa che c'è già e a cui possono accedere gratuitamente. Quindi invece di finanziare l'allestimento di nuova iniziativa culturale, finanziamo la connessione tra opportunità culturali che ci sono già e ragazzi che assolutamente non sono esposti. E siamo convinti che in un paese in cui la disuguaglianza sta crescendo, un lavoro di questo tipo sia un lavoro importante di contrasto alla disuguaglianza, che non può essere derubricata a una questione di welfare, ma deve essere considerata una questione di opportunità e di lavoro di comunità. Quello che lei ha detto mi fa pensare che occorre cambiare mentalità anche da parte di chi opera nel terzo settore, no? In base a quello che stai dicendo, cioè modo diverso anche di operare. La vostra è un aiuto per cambiare anche da parte loro. Diciamo che dire in generale che bisogna cambiare comunità, cambiare mentalità, è, come dire, può risultare anche un po' generico. Può essere un po' generico e forse anche un po' valutativo. Credo che dobbiamo tutti avere presente che c'è stato, che gli ultimi anni sono stati anni dirompenti. Dobbiamo avere presente che le nostre comunità stanno cambiando nelle loro dimensioni più fondamentali, sta cambiando il modo in cui si lavora, stanno cambiando, c'è un gender gap che sta crescendo, c'è una disuguaglianza che sta crescendo, c'è più complessivamente una frammentazione dentro la comunità che è sempre più forte e c'è una clusterizzazione sempre maggiore, cioè che sempre di più ci sono delle persone che discutono, si confrontano e si identificano con alcune persone, ma che non riescono neppure più a confrontarsi e a dialogare su un'esperienza comune con altre persone. Allora, in una comunità così frammentata, aggiungere è importante perché sicuramente manca molto, però ancora più che aggiungere è importante connettere. Cioè, io credo che il tema della connessione, del mettere insieme i pezzi nel contemporaneo, sia veramente quello che fa la differenza. Allora dobbiamo essere sempre più capaci tutti insieme di riconoscere che c'è una società che si sta costruendo, ci sono le trasformazioni in cui siamo immersi, c'è una conoscenza da costruire tutti insieme, e il lavoro connettivo è quello che ci aiuterà a farlo. Allora, Carola Carozzone, non si perda d'animo, la vedo collegata, quindi arrivo da lei, non abbia timore, perché adesso vogliamo affrontare una questione specifica quando si parla di inclusione. Parliamo di parità di genere. Perché le donne a parità di mansioni devono guadagnare meno, Irene? Perché? Bella domanda. Nel mondo... Una bella domanda, però bellissima provocatoria. Domanda. Noi abbiamo deciso di intervistare su questo argomento un po' delicato la responsabile mondiale della parità di genere di un gruppo, di una multinazionale che voi tutti conoscete, L'Oreal. Sentiamo le interviste e poi vengo da lei, Carozzone.
Obviously, gender equity is one of our key and main topics, alongside disability, ethnicity, religion, sexuality, but also age. To reach gender equity among genders, it's important to reach to make sure that there is no salary gap. When we started looking into it, we realized that there was a gap. So by measuring it year after year, we were able to close that gap. Why? Because oftentimes women and men, when they start off their first job, this is where the gap begins. Men will tend to negotiate maybe immediately, whereas women will be very thankful and will be delighted to have this great opportunity and will not address the financial aspect. So the gap starts from the start. And then we can see many cases over the years through maternity leave and whatnot, where sometimes it's not always. So now everyone is trained throughout our teams across the world in HR to make sure that women, when coming back from mat leave, for instance, are systematically reevaluated. Because in Italy, you have recently signed a contract to promote family-oriented initiatives. Yes. So why did you make this choice, which is not so common nowadays, and what do you want to achieve? Okay, so first of all, maybe I'll just backtrack a tiny bit. In 2013, we decided to create in our Share and Care program at L'Oréal, making sure that women who were going to welcome a baby in their household or give birth to a baby were able to have a real maternity leave. Now, this may seem obvious to some countries where we have a paid leave. It is not the case in many countries where we operate, including, for instance, the United States. So there's no maternity leave. So we made sure that there was at least 14 weeks of paid leave for women who were becoming mothers around the world. And then in 2019, so a few years later, we decided to extend this to fathers, but also to co-parents. The idea here is to really make sure that a child is welcome and can have his or her parent there. And if they have two parents, both of them there to really be there as they're beginning a family. So why did we do this? Well, we really strongly believe that it is absolutely crucial to reach gender equity, that men, women, people of all genders can spend time becoming a parent. When you have to hire someone, how do you avoid to be influenced by any sort of prejudice in terms of gender, race, religion, or whatever? So that's a great question. That's a really good question. So we do it many ways. First of all, we train all of our talent acquisitions team every year on unconscious biases, because we all have biases. So once we've acknowledged this, it's good to remember year after year that we keep having. But what's absolutely crucial is to get the whole ecosystem trained, and not just the recruiters, because the recruiters will be the first ones to reach out. But then the person actually, the candidate will actually meet several people within the organization and will end up being recruited by a manager. So it's our responsibility to make sure that everyone throughout the company is trained, not only on unconscious biases, but also on making sure that once candidates are selected and are recruited, that the onboarding is actually truly inclusive, so that we make sure that we actually know how to keep these talents and make them grow. Il tema della parità di stipendio è solo uno degli aspetti relativi al tema della parità, anche la maternità è un altro fattore che spesso purtroppo penalizza le donne. Arrivo da lei, Carazzone, perché è un avvocato specializzato anche sul tema dei diritti. Abbiamo appena sentito quello che accade anche ovviamente fuori dai confini nazionali. Vorrei chiederle, in tema di disuguaglianze, che differenza c'è tra la situazione italiana e quella, ad esempio, europea? Ma intanto oggi, a differenza di 10 anni fa, abbiamo i dati. Abbiamo i dati a livello europeo, abbiamo dei dati comparati, penso in particolare ai dati dell'Istituto Europeo sull'Eguaglianza di Genere, che monitora ogni anno i progressi e le recessioni su 7 aree, no? Lavoro, finanza, conoscenza, potere, tempo, salute e violenza.
Ed è una prospettiva, ovviamente, quella di questo istituto europeo, dell'Unione Europea, così sistemica e molto utile, perché mette in relazione le diseguaglianze di genere tra le diverse aree, no? E ci aiuta quindi a comprenderne la complessità e le interrelazioni, perché ovviamente quando vediamo il dato che l'Italia è il 27° paese su 27 in termini di occupazione femminile, stimato orrendo ovviamente, quindi una fotografia urtante, ci consente però di andare anche alle cause, alle correlazioni, alle interdipendenze e soprattutto arrivare ai paradigmi culturali un po' sottesi. Quindi abbiamo una finta parità durante gli anni della scuola, poi ovviamente Lega addirittura parla di segregazione nel tipo di facoltà e nel tipo di studi universitari che donne e uomini in Italia intraprendono, quindi è un fenomeno talmente marcato, si usa la parola non separazione ma segregazione, quindi poi si arriva ovviamente a uno sbilanciamento del carico familiare nel lavoro di cura, l'abbiamo visto durante la pandemia in modo lampante, delle carriere delle donne che ovviamente sono strozzate a monte e a valle, e quindi c'è ancora in Italia una dicotomia tra lavoro e carriera, sono poche le donne in posizione di leadership, ovviamente ci sono anche delle ragioni proprio di autolimitazioni, un po' di cronica sottostima, no? Sotto autostima delle donne, però quello che fa male è che ormai i dati ci sono e servirebbe un dialogo molto molto serio, molto aperto, certo, molto profondo su questi dati comparati a livello europeo. C'è un po' di sottostima, Carazzone, ma lo diceva anche la responsabile L'Oreal, quando c'è un colloquio, se si viene presi, le donne ringraziano mentre gli uomini iniziano già a contrattare un aumento di stipendio. È proprio una questione culturale. Vengo da lei, Bonetti, perché Ministro, vorrei chiederle a proposito della situazione italiana, qual è il più importante gap da superare sulla disuguaglianza di genere anche nel mercato del lavoro? Ma sicuramente c'è un tema di sottorappresentazione delle donne nei ruoli di leadership, ma in generale c'è un sottodimensionamento dell'attivazione delle energie del femminile. Quello che però oggi è cambiato rispetto a qualche anno fa, proprio alla luce di questi dati, è che innanzitutto, grazie al governo Draghi, l'Italia ha finalmente una strategia nazionale per colmare quel gap con obiettivi specifici da qua al 2026, esattamente sulle aree che sono state citate, per raggiungere obiettivi concreti. Sono state individuate le misure, già alcune attive realizzate, per poter colmare il gap. Oggi, per esempio, non solo abbiamo recuperato il tasso di occupazione femminile pre-pandemia, ma abbiamo raggiunto un massimo storico mai raggiunto finora. Certamente inadeguato, ma siamo sulla strada giusta. La riforma chiave, cruciale da questo punto di vista, la rappresenta la legge 32/2022, il Family Act, all'interno del quale per la prima volta si affrontano in modo congiunto il problema della mancanza di servizi e di strumenti per la maternità, la riforma dei congedi parentali, li ha citati stamattina il Presidente Draghi, congedo di paternità, condivisione dei congedi parentali, estensione degli strumenti per la maternità per tutte le lavoratrici e paternità, per tutte le lavoratrici e lavoratori, servizi educativi, gli asili nido che ho citato prima. Accanto a questo però c'è un grande capitolo che riguarda il tema del lavoro. Cosa prevede questa legge? Prevede uno, abbassamento del costo del lavoro femminile. Oggi un'azienda, lo dicevo prima, se assume una donna paga di più che assumere un uomo, perché se quella donna va in maternità i costi della maternità sono a carico dell'impresa. Questo non accade per la paternità. Il Family Act, questa legge, prevede di rimuovere questo costo per l'impresa. Non solo, aumenta il salario e il servizio per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità. Terzo tema fondamentale, incentiva investimenti nel mondo del lavoro. La parità salariale l'abbiamo fatta, ma come si fa a raggiungere la parità di carriera? Abbiamo introdotto, ed è un punto rivoluzionario, la certificazione per la parità di genere delle imprese, per tutte le imprese, è un progetto del PNRR, anche per le piccole, le medie imprese, le piccolissime imprese. Le imprese che metteranno in campo politiche che favoriscono carriera femminile, assunzione delle donne, welfare aziendale che deve essere esteso ed è fiscalizzato, ed è previsto,
per sostenere la genitorialità pagheranno meno tasse e avranno un punteggio agevolato nel codice degli appalti. Questo è già qualcosa che ha realizzato. È un processo che si attiva, ma che dice che oggi investire in competenze, lavoro femminile, diventa strategico, perché è un investimento davvero per tutto il paese. Piracini, ma lei, come vanno le cose da voi? Ma da noi le cose, diciamo che vanno bene, naturalmente abbiamo tante cose ancora da fare, perché è vero che noi abbiamo il 60% di personale femminile e non facciamo alcuna distinzione nel momento dell'assunzione sul genere. Soprattutto guardiamo alla professionalità, guardiamo alla possibilità di rispondere ad un'esigenza dell'azienda. Anzi, dirò che in questo momento noi siamo carenti di personale, abbiamo bisogno di un centinaio di operai, di tecnici, di varie figure professionali che non troviamo sul mercato, e qui stride un po' con la politica della disoccupazione, degli interventi che poi ci sono. Ora, qual è il problema di fondo? È che noi, che abbiamo una prevalenza di personale femminile, abbiamo acquisito una sensibilità particolare in questo campo, per cui prolungare il congedo avere la possibilità di fornire servizi di dopo scuola come abbiamo, fornire dei compensi, dei gettoni, dei bonus per i libri scolastici, eccetera, sono tutte iniziative che vanno in quella direzione. C'è da considerare che purtroppo abbiamo un numero molto elevato, sempre crescente, di persone che hanno figlie a carico, che vivono sole, che sono separate. Quindi abbiamo delle situazioni anche drammatiche a volte dentro l'azienda che noi dobbiamo affrontare, non possiamo delegare a qualcun altro. Per cui il social housing che noi abbiamo messo in pratica, con tanto abbiamo 15 appartamenti ma ne faremo altri, e anche l'esigenza di dare l'assistenza per i bimbi di queste signore che vengono comunque a lavorare. Signore anche penalizzate anche sotto il profilo della carriera, immagino. No. Dunque, per quanto riguarda il personale operaio, non subisce una difficoltà di carriera, anzi abbiamo la possibilità nel nostro tipo di lavoro che ci sia una grande flessibilità nella loro presenza al lavoro, 26 giornate che possono scegliere al di là delle ferie per restare a casa e quindi hanno poi delle integrazioni. Ora, il punto fondamentale è questo qui, è riuscire ad interpretare per tempo i bisogni, e questa è la nostra politica, per cercare di fare iniziative e proporre le iniziative senza attendere che ci sia un'esplosione della difficoltà e del bisogno. E questo qui ci permette da una parte di creare un forte legame col nostro personale e nello stesso tempo di consentire di essere in azienda col massimo di risultato e di profitto. C'è sicuramente anche un tema dei posti direttivi, quello ovviamente c'è nei posti direttivi, la situazione cambia? In effetti. Una battuta. Per quanto riguarda la carriera, parlando di impiegati e anche di operai specializzati, è chiaro che la carriera delle donne parte un po' dopo la maternità. Noi abbiamo un numero abbastanza elevato di quadri dirigenti femminili che sono in grado e pronti, già pronti per andare a sostituire l'alta dirigenza in alcuni settori. Lo dicevo perché quindi, sicuramente è un tema che resta. Cioè, noi, come ho già detto prima che si parlava, in effetti noi troviamo
nell'assunzione del personale femminile un arricchimento dell'azienda e una ricchezza in più. Per la carriera c'è tempo. Per la carriera c'è tempo, anche perché si va in pensione più tardi. Torno dalla sinistra un istante. Ora vorrei far vedere un servizio molto bello. Voglio raccontarvi una storia molto bella, anzi lo fa per noi il collega Davide Giuliani, che è andato a Napoli, vicino a Napoli, nel carcere minorile di Nisida. Qui si entra in giovane età, si può uscire in età matura con una vita segnata, ma si può anche ripartire. Ma non lo si fa da soli, guardate. Quando sono entrata a Nisida ho pensato subito che la mia vita sarebbe finita, perché anche poi quando sarei uscita mi sarebbe rimasto il peso addosso di una che è stata in carcere. Ero molto piccolo, parlando che avevo 14 anni. Non mi aspettavo quello che mi viene incontro. Per me Nisida mi ha dato tutta cosa, per me quell'isola, quello carcere è importantissimo. Mi ha dato tutto. Tutto quello che hai mai pensato che amore. Nisida, l'isola nel Golfo di Napoli. Qui, all'interno del carcere, voluto nell'Ottocento dai Borboni, si trova l'istituto penale minorile, dove parlare di inclusione non è teoria, ma realtà. Il cambiamento si vede innanzitutto della resistenza iniziale proprio al lavoro, poi invece a una passione verso il lavoro e al modo di rapportarsi con gli adulti che nel laboratorio li seguono. Cerchiamo di valutare per ogni ragazzo i suoi bisogni, quello che in qualche maniera fa parte del suo bagaglio esperienziale e soprattutto quali possono essere le sue aspirazioni, per cercare di lavorare in maniera individualizzata. Il percorso educativo realizzato all'interno della struttura prevede fondamentalmente tre matrici di azione: l'alfabetizzazione culturale, l'alfabetizzazione emozionale e naturalmente la possibilità per i ragazzi di riconoscersi un saper fare, quindi delle competenze che possono poi mettere in campo nell'ambito di una possibile inserimento lavorativo. Una strada non semplice che parte quasi sempre in salita. Le vite di questi ragazzi sono segnate da rapine, reati contro la persona, illegalità. La sfida è guardarli uno a uno. Attraverso questo lavoro, persona per persona, la vita può cambiare e si può riaccendere la speranza di un futuro diverso. Un concetto che nel laboratorio edile, dove si dà nuova vita ad ambienti storici del carcere o in quello di ristorazione, emerge con tutta la sua potenza. Si coinvolgono nella ricostruzione quando cominciano a guardare qualcosa di interessante per loro. Mi piace questo fatto di dare vita. Oggi tocca agli ambienti, forse domani toccherà a me. Quello che è successo prima lo azzeriamo, adesso ci sta una nuova vita, ci sta una nuova possibilità. Insieme ce la giochiamo questa cosa. Una cosa che allora mi hanno detto, tu impari a fare, visto che quello che fosse, e te l'hanno possibilità di fatica. Ecco, così è stato. Nisida mi ha aiutato molto a capire cosa volevo fare davvero nella vita, mi ha aiutato a studiare, a prendermi un diploma e soprattutto a trovarmi un lavoro che mi piace. Non è un'utopia pensare di avviarli stabilmente al lavoro, l'importante è naturalmente che ci sia un lavoro di rete, che si possa interagire tutti insieme, noi nell'accompagnamento ai ragazzi, i ragazzi con la loro determinazione, con la loro volontà, che è sicuramente tanta ed è sicuramente grande, ma soprattutto è necessario che ci sia sensibilità e attenzione da parte della comunità, perché i percorsi dei nostri ragazzi hanno bisogno di essere curati e accompagnati per un ulteriore tempo quando loro rientreranno nella collettività, perché devono poter sentire che attorno a loro c'è un gruppo che possa sostenerli al di là delle loro difficoltà e al di là dei loro errori. Presidente Fosti, la Fondazione Cariplo è uno dei soggetti da cui spesso dipendono tante iniziative, no, di progetti di inclusione. In questo servizio abbiamo visto che il finanziamento, l'aiuto finanziario è sicuramente importante, ma da solo non basta. Beh, credo che bisogna avere la consapevolezza che ovviamente le risorse finanziarie hanno la loro importanza. Però, insomma, Fondazione Cariplo in questi 30 anni ha messo in campo circa 3 miliardi e mezzo di euro di erogazioni filantropiche.
Io quando penso a questi 3 miliardi e mezzo di euro penso che il vero moltiplicatore di queste risorse è stato il fatto che ci fossero delle persone, delle istituzioni, delle organizzazioni di terzo settore che avevano delle idee, passione, conoscenza del territorio, gusto per fare le cose e la consapevolezza che non si fanno le cose da soli ma si fanno lavorando insieme. Allora questo dà valore a quei 3 miliardi e mezzo di euro, se no quei 3 miliardi e mezzo di euro diventano qualcosa che arriva lì e si ferma dove è arrivato. Quindi noi dobbiamo avere una grande fiducia nel futuro sul fatto che abbiamo bisogno di istituzioni forti, di imprese forti e di comunità forte, perché se una di queste tre parti pensa di cavarsela da sola non ce la fa. Dottoressa Carazzone, abbiamo parlato di finanziamenti e di progetti. C'è un tema importante che è quello della valutazione della riuscita di questi progetti. Qual è il giusto modo per valutare se un'iniziativa ha funzionato o meno? Ma domanda difficile. Io in realtà penso che la valutazione di impatto abbia davvero delle grandissime potenzialità nel momento in cui è intesa non come una piccola checklist da fare ex post, ma seriamente come un processo partecipativo di apprendimento continuo per l'organizzazione del terzo settore e per l'ente finanziatore. Questo tipo di valutazione è veramente sposta sul cambiamento intenzionale che si vuole conseguire con quella determinata iniziativa, con quel determinato processo, di cui credo l'investimento sull'organizzazione del terzo settore stesse sia una parte integrante. Cioè, troppo spesso nel nostro paese abbiamo visto in modo dicotomico, in modo assolutamente alternativo e visto il supporto alle organizzazioni del terzo settore come se fossero nemiche della causa, no? Quindi tutto il finanziamento doveva essere destinato ai progetti e i progetti erano l'unica modalità per portare avanti le bellissime missioni delle organizzazioni del terzo settore. Io credo che sia veramente tempo di investire invece proprio sulle competenze, sulle capacità, sullo sviluppo delle organizzazioni del terzo settore e la valutazione ovviamente di impatto diventa uno strumento di apprendimento nel momento in cui si libera anche dalle autocelebrazioni, no? Tante Chiaro. Volte dovremmo davvero imparare che si impara anche dalle cose che non sono andate bene, forse di più ancora che dalla celebrazione dei successi. Grazie Carazzone. Ministro Bonetti, siamo in chiusura. Allora, tra un mese si vota, ci sarà un nuovo governo, qualunque se ci sarà un nuovo governo, qual è, come dire, il provvedimento che secondo lei non dovrebbe essere abbandonato? Lei avrà un elenco magari. No, lo dico con grande chiarezza, la priorità evidente per me è che si dia piena attuazione al Family Act, alla legge 32/2022, è una legge che rappresenta una svolta storica nel nostro paese e che affronta davvero in modo integrato, strutturale, stabile delle criticità, delle fragilità sistemiche che per troppi anni si sono, come dire, sono state oggetto di dibattito nella politica ma che non erano state mai affrontate. Tra l'altro una legge che ha visto una piena adesione, insomma è stato difficile farlo ma un metodo importante perché c'è stata poi, noi l'abbiamo proposta ma poi tutto l'arco parlamentare sostanzialmente l'ha votata e quindi c'è una responsabilità che deve essere restituita alle donne. Intanto per esempio faccio riferimento a quello che si diceva prima, perché non sia più accettabile che per una donna la carriera professionale inizi dopo la maternità o che ci sia in qualche modo non una parità di condivisione di un principio di corresponsabilità genitoriale, quindi la riforma dei congedi parentali, gli incentivi per il lavoro femminile che dicevo prima, il rimborso delle spese educative per le famiglie dalle rette scolastiche alle spese fatte per l'educazione non formale, l'aumento dei salari per le donne, l'investimento nell'imprenditoria femminile,
sociale, la strutturalità di quegli incentivi per l'autonomia abitativa dei giovani, delle giovani coppie, gli incentivi per la formazione nelle nuove competenze, nelle nuove tecnologie per i giovani, per renderli protagonisti nel mondo del lavoro. Questa è la differenza, è che non sono punti di un programma elettorale da realizzare. Questi sono articoli, commi di una legge che deve essere attuata. Il prossimo governo non può, non si può permettere di venire meno rispetto a questa agenda. E io credo che questo è ovviamente il mio impegno personale a dare continuità, ma sono convinta che sia l'unica strada possibile per davvero permettere al Paese di fare quello scatto, non solo sulle pari opportunità, ma su un investimento per tutti. Ministro Moretto, la ringraziamo anche perché ci eravamo dimenticati di dire che lei è ministro delle pari opportunità, ma anche della famiglia, quindi certo. Irene, tempo è finito. Grazie ai nostri ospiti. Domani ovviamente l'ultimo appuntamento per una puntata speciale sull'Europa. Abbiamo parlato in queste prime 5 giornate di risorse e di progetti legati al PNRR. Domani arriviamo a chiudere il cerchio, lo facciamo con Carlo Calenda, Irene Tinagli, Enzo Muovero Milanesi e Mario Mauro a chiudere l'intervento di Giorgio Vittadini. Grazie per averci seguito, a domani. Oh, buona serata. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.